Quali sono le azioni strategiche della Regione Emilia-Romagna a sostegno del biologico e dell'agricoltura tradizionale in un'ottica di una maggiore sostenibilità? Bene, nel corso di questi anni abbiamo dedicato molte attenzioni, molte risorse. Un dato per tutti, più del 30% dei fondi del programma regionale di sviluppo rurale, oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro in complesso, sono dedicati al sostegno alle produzioni biologiche che pure rappresentano soltanto l'8% delle superfici agricole coltivate in Emilia-Romagna. È una scelta che guarda allo sviluppo di una filiera che garantisse sostenibilità alle produzioni nel corso del tempo, che con le sue innovazioni può contribuire a innovare anche la cosiddetta agricoltura tradizionale. Noi abbiamo bisogno di ridurre il consumo di chimica, di acqua, abbiamo bisogno di maggiore fertilità, abbiamo bisogno di un minore impiego di risorse non rinnovabili, perché solo così daremo effettivamente competitività al nostro comparto nel corso degli anni a venire.